Vola al quarto posto nel medagliere l'Italia alla 36esima Summer Universiade Napoli 2019. Forte delle 13 medaglie d'oro conquistate, quella di ieri è stata una giornata storica per l'atletica leggera italiana. Il San Paolo diventa autentica miniera d'oro per la spedizione azzurra, capace di portare all'incasso due pesantissime medaglie d'oro rigorosamente al femminile. Ad inaugurare la giornata la vittoria di Roberta Bruni nel salto con l'asta. Gareggiare in uno stadio come San Paolo, che sappiamo tutti quanto è importante per questa città, e di conseguenza è un onore per noi atleti gareggiare in un luogo del genere, che so che per la città è sacro. Stasera ho portato a casa una medaglia che speravo di ottenere da tempo e niente, spero sia il trampolino di lancio per il futuro. Quindi è toccato a Luminosa Bogliolo incendiare lo stadio di Fuorigrotta con l'oro nei 100 metri ostacoli con il tempo di 12.79, primato personale e unica sprinter a terminare la gara sotto i 13 secondi. Bellissimo, soprattutto vincerla in Italia, è un'emozione grandissima, poi a Napoli col pubblico è incredibile, lo stadio era bellissimo, quindi meglio di così non si poteva. E raccontaci il segreto, come si arriva a questo livello? Ah, non ce l'ho, sicuramente mangiare bene a Napoli, quello è stata la carica in più che mi ha dato, però nient'altro in verità. Io personalmente sto imparando l'inglese, che non ho mai saputo una parola, grazie allo sport sto imparando un po' l'inglese e la geografia, quindi aiuta in tutto, ma anche in altre cose che non penserete. Serata in chiaroscuro invece per le nazionali a squadre. L'Italia a volley maschile si sbarazza agevolmente del Portogallo vincendo in 3 set. Oggi gli azzurri sfideranno la Francia a deboli, il primo atto di un grande pomeriggio di pallavolo al Palasele, con anche le azzurre sul parquet contro la Russia per accedere alla finalissima. Nel calcio, epilogo amaro per la nazionale maschile italiana di Daniele Arrigoni, eliminata ai rigori dal Giappone. Passata in vantaggio, gli azzurri hanno subito la forza del Giappone tornando in partita nei minuti conclusivi per il 3-3 nei tempi regolamentari, poi la sconfitta nella lotteria dal dischetto. Per l'Italia c'era la corsa alla medaglia di bronzo sabato alle 17 allo stadio Arechi contro la Russia. E dopo l'ultima gara di calcio maschile terminata 2-1 tra Ucraina e Irlanda, lo stadio San Francesco di Nocera Inferiore ospiterà l'ultima gara del torneo femminile tra Cina e Corea del Sud. Al Pala Coscioni per i quarti di finale tra le escluse femminili, la Repubblica Ceca vince con il Canada 3-0 e chiude al settimo posto.